Buonasera a tutti, sono le 18.10 e dichiaro aperta la prima seduta del Consiglio Comunale di Trapani. Passo la parola alla dottoressa Di Cinque per l'appello. Prego, dottoressa. Chiverini. Presente. De Pietra. Presente. Colangi. Presente. Martà. Presente. Carafa. Presente. Di Flori. Presente. Pietro Paolo. Orsini. Presente. Barrella. Presente. Giuliani. Allora, mio marito non è presente, ma ha inviato una comunicazione dicendo che avrebbe tardato 45 minuti rispetto alle ore 18, quindi adesso tarderà una mezz'ora, sono le 18.10, tramite mail ha fatto questa comunicazione. Nasuti, presente. Angelini, presente. Prima dell'inizio della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordiamo la scomparsa del consigliere Sergio De Luca avvenuta lo scorso 9 agosto. Invitiamo l'Assemblea ad osservare in sua memoria un minuto di silenzio. Presidente, credo che c'è una memoria che poi vorrà legare alla delibera. Voglio ricordare che anche nel marzo del 2009 abbiamo ricevuto la surroga dell'allora vice sindaco Antonio Agnelli, che oggi nuovamente dobbiamo fare la stessa cosa. Il 9 agosto del 2021 Sergio De Luca è tragicamente scomparso, lasciando un grande vuoto nel Consiglio Comunale di Casola. L'esperienza di amministratore comunale di Sergio De Luca è iniziata il 27 aprile del 97 con l'elezione a consigliere e con la successiva nomina ad assessore. È stato rieletto consigliere il 13 maggio 2011 e poi eletto sindaco per due mandati consecutivi il 29-6-2006 e il 16-5-2011. Il 6 giugno del 2016 è stato eletto ancora una volta consigliere nominato assessore e vice sindaco, cariche queste ultime mantenute sino al 30 settembre del 2018. È rimasto in carica come consigliere sino al giorno della sua morte. Con grande forza, grande energia e senza risparmio si è sempre battuto in ciò che credeva necessario, opportuno, indispensabile per tutelare i cittadini di Casoli e dell'intero comprensorio del San Clementino. Infatti gli attestati di stima che pubblicamente gli hanno rivolto per quello che ha fatto, per quello che ha dato, sono stati la prova evidente di uno sguardo largo, di una politica lungimirante, di una visione d'insieme che possono avere soltanto quelli che hanno una grande capacità amministrativa, un alto profilo politico, ma soprattutto che mettono davanti a tutto e a tutti l'interesse della comunità, l'interesse generale. Sergio non aveva tanti voti di cui era lontana memoria, ma ne aveva uno solo, quello dell'uomo onesto, determinato, sincero, umile, il buon padre di famiglia. Infatti, con la stessa attenzione, intelligenza, amore con cui curava la sua famiglia, così si occupava della cosa pubblica. Si è sempre comportato in maniera onesta e determinata nello svolgimento del suo incarico di amministratore locale, al solo scopo di perseguire l'interesse generale della sua comunità, promuovendo la realizzazione di numerose opere e iniziative di notevole rilevanza. È stato apprezzato e stimato da tutti gli amministratori locali che hanno sempre trovato in lui un interlocutore competente e
disponibile. E a riprova di tutto ciò, numerose sono state le testimonianze di affetto e di stima che gli sono state rivolte dopo la sua morte. È stata una guida, un riferimento e un esempio di corretta e lealtà per tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno avuto il privilegio di poter collaborare con lui. È stato capace di rimettersi in gioco con grande spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Ci ha spronato a crescere e a dare priorità agli interessi della gente. Fatto quello che normalmente non fa un politico. Il passo indietro. Sergio De Luca ha dato un contributo determinante per la crescita amministrativa, politica e sociale di Casoli e pertanto il Consiglio Comunale gli porge un doveroso ringraziamento e un sentito ultimo saluto. Grazie Presidente. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto solo la consigliere comunale 10 minuti. Allora, sindaco. Grazie Presidente. Quindi, dato atto che il 9 agosto è deceduto il consigliere comunale, dottor Sergio De Luca, ravvisata la necessità di procedere alla surroga del consigliere deceduto con la candidata, la signora Rita Di Sciullo, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo letto, tenuto conto dei pareri espressi dal Ministero dell'Interno e della giurisprudenza in materia, vista la documentazione di rito per la relativa convalida richiesta alla signora Di Sciullo con protocollo nota del 20 settembre 2021 ed acquisita al protocollo comunale medesimo, delibera di attribuire il seggio di consigliere comunale rimasto vacante a seguito del decesso alla candidata Rita Di Sciullo, di convalidare alla luce della documentazione di rito prodotta dall'interessata per l'elezione del consigliere comunale subentrato, di dare atto ai sensi dell'articolo 38 della 267 del 2000, il nuovo consigliere comunale entra in carica non appena adottata dal Consiglio relativo alla delibera di surroga e indicherà la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Grazie Presidente. Grazie a lei Sindaco. Se ci sono interventi. Magari prima facciamo la surroga e poi faccio un intervento. Passiamo alla votazione per il primo punto dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Prego consigliere Di Sciullo. Benvenuta consigliere, se vuole dire qualcosa. Grazie. Dire qualcosa in merito, perché sono scritta naturalmente per una questione di emozione. Allora, buonasera a tutti, per chi non conosce sono Rita Di Sciullo e sono parte integrante di questo consiglio grazie a tutte le persone, ben 127 persone che mi hanno sostenuto nelle votazioni, che voglio ringraziare pubblicamente. Sono stata convocata dal signor dottor Massimo Tiberini e per me è sicuramente un onore essere qui con voi, ma è sicuramente anche una situazione abbastanza difficile per me, perché se sono qui per sostituire una persona speciale che ci ha lasciato troppo in fretta e troppo presto. Lo voglio ricordare con delle semplici parole che mi vengono dal cuore. Sergio l'ho conosciuto 5 anni fa. E subito ho capito che era una grande persona, un grande altruista. Mi ha incoraggiato tanto e i suoi consigli mi rimarranno per sempre nella mia memoria. Colgo anche l'occasione di ringraziare voi tutti e in particolare anche Domenico Pietro Paolo, perché si è mostrato un vero amico e quindi lo voglio ricordare anche se questa sera non c'è qua. Grazie. Grazie. Grazie.
Io faccio un intervento preliminare, tutti gli altri argomenti che poi ci vedranno. C'è gli appunti? No, non ce ne sono appunti. E devo dire due cose. Una forse è antipatica, però siccome sono abituato a dire le cose che penso, le devo dire. Se si voleva commemorare De Luca, lo si faceva in una seduta apposita, dove tutti avremmo potuto condividere e partecipare. Non di straforo, in una seduta dove praticamente quell'argomento non poteva nemmeno essere messo. Ma non insisto più di tanto, mi fermo qui anche perché lungi da me fare delle speculazioni, soprattutto adesso, di carattere elettorale. Mi fermo soltanto perché questa è una cosa che penso e non me la sarei aspettata. Non so nemmeno che fine farà questo, dove, quale delibera sarà legata, non lo capisco. Questo è l'aspetto, diciamo, che mi premeva. Antipatico sarà antipatico, ma è quello che penso. Non c'entra niente con la tragedia di Luca che ha commosso a tutti quanti. Per quanto riguarda questa seduta, c'è una singolare coincidenza. Tu sei al primo e all'ultimo consiglio, io sono all'ultimo dopo 40 anni, più o meno. Quindi di consigli ne ho partecipato a tanti, sono stato maggioranza, sono stato opposizione, ho conosciuto tanta gente, amministratori, cittadini, ho avuto esperienze bellissime, anche di vittorie elettorali, sono stato 12 anni vice sindaco, sono stato poi sindaco, anzi tra le altre cose, al di là delle sfumature, delle sfaccettature anche polemiche, ci sono state anche qui in consiglio comunale, potrei anche sbagliarmi, ma mi ricordo che all'epoca il Comune di Casoli fu il primo comune a fare una mozione di sfiducia costruttiva dopo la legge 142 del 90. Infatti nel 90 noi facevamo una seduta di consiglio con una mozione di sfiducia costruttiva. C'erano motivazioni a palle di questa scelta che ci vide protagonisti, sia pure in una situazione che poi ha lasciato adito a qualche scompenso di natura relazionale, diretta e indiretta, e ancora oggi qualcuno se ne è avvalso di ricordare queste cose. Quindi ho avuto queste gioie e ho avuto anche delle amarezze. Le sconfitte elettorali sono cocenti, se vogliamo, sono amarezze. Ma ancora più amarezze sono quelle dove tu confidi in un progetto, confidi in determinate persone, confidi nella lealtà, nella condivisione di progetti, di idee e quant'altro, e poi all'improvviso ti accorgi che queste persone ti voltano le spalle, ma questo è dire poco, perché fanno anche di peggio. E queste sono cose che rimangono nelle esperienze di un amministratore, soprattutto uno come me, che ha avuto un larghissimo periodo della vita. Io ho sacrificato molto nella mia vita, poi qualcuno dirà anche come è giusto che sia, abbiamo quei popoli, si dice così, però vi dico che ho sacrificato molto della mia vita al Comune di Casoli, che amo. Che io sono rimasto qui a casa, che ho costruito la mia casa qui, i miei figli sono nati qui, mia moglie è di Casoli, abbiamo fatto questa scelta, e io amo Casoli, amo tutte le contrade di Casoli, io ho conosciuto una per una i cittadini delle varie contrade di Casoli, posso anche attraverso, se vogliamo, fare una, non un'indagine, ma una... ripercorrere un po' queste conoscenze, sarei anche in grado di vedere delle sfumature a livello delle contrade di casa.
Casoli, dei vari abitanti delle contrade di Casoli. Ne conosco la loro indole, la loro disponibilità, sono diverse. Sono tutti casolani, tutti per bene, gente che per bene che ha condiviso anche molte di quelle che sono state le mie scelte. Molti non lo hanno poi più condiviso, ma è il gioco della democrazia che ci porta a queste cose. Quindi io sono all'ultimo consiglio comunale, ma l'avevo già deciso. Poi ci sono stati degli stravolgimenti all'interno del mio raggruppamento che non sto qui in questo momento a commentare. Io siamo in campagna elettorale e quindi io mi limito unicamente a fare questa brevissima disamina. Poi magari dopo le elezioni, se avrò tempo e voglia, troverò la maniera per ripercorrere magari non solo questo immediato passaggio, ma anche qualche cosa del passato per chiarire magari non solo la mia posizione, ma anche la posizione di tanti altri. Io colgo l'occasione per salutarvi a tutti quanti. Forse qualche volta sono stato intemperante, ma è la mia natura. Io sono molto ansioso e nello stesso tempo anche aggressivo qualche volta, ma sono sincero. Io non, le cose non le mando a dire da altri, le dico io. Quando ho un sentimento, forse anche un sentimento, diciamo, di rabbia, di dolore, da fare io l'esterno. Quando c'ho da apprezzare, io apprezzo, e il Berini può darmi la conferma di tutto quanto questo. Che è vero, molti di voi, so che qualcuno di voi, non so, molti no, qualcuno di voi è candidato ancora per il rinnovo di questo consiglio comunale. Il mio in bocca al lupo e arrivederci. Colgo anche io l'occasione di questo momento, dopo che ha parlato Giancarlo del gruppo di Casa di Futura, per anch'io ho avuto una breve esperienza, una campagna elettorale 5 anni fa, che mi ha visto poi ad entrare nel consiglio comunale a seguito delle dimissioni della consigliere Giovanna, che saluto. E quindi era il 29 di luglio del 2019 mi sono apprestato a vivere questa esperienza, un'esperienza interessante, un'esperienza piena, un'esperienza importante, un'esperienza che ognuno, se vuole, come cittadino di Casoli, come cittadino italiano, deve fare perché è un'esperienza che veramente ti matura. Io l'ho potuto fare per 2 anni e peraltro in ignoranza, e non mi nascondo che è anche più arduo, e l'ho fatto con passione, l'ho fatto, e ringrazio pubblicamente il capogruppo, l'amico, che è un amico, Giancarlo Tarrello, che comunque mi ha supportato in questa crescita, perché la sua competenza, non devo dire io da 40 anni, è una persona che mi ha, tutte le volte, da quello che ho chiesto, perché io penso che in consiglio comunale bisogna venirci preparati, non bisogna venirci per scaldare, permettetemi, il posto. Bisogna essere parte fattiva, bisogna leggere delle libri, bisogna leggere dei termini, bisogna fare delle proposte. Quindi la vita amministrativa
non è il mese di campagna elettorale, sono i 5 anni dopo, sia per chi andrà l'opportunità di governare e sia per chi sarà in minoranza. 2 anni e Giancarlo lascia dopo 40 anni, io lascio dopo 2 anni. Non ci sarò nella prossima tornata elettorale, non aggiungo altro. Penso che avrei potuto dare, senza presunzione, il mio contributo. Chi mi conosce sa quanto avrei ho lavorato e quanto avrei lavorato per Casoli, però due cose sono andate così e io le accetto, anche se un po' di amarezza me la porterò dentro, ma non c'è ancora. Amarezza più che altro per delle situazioni che mi hanno un po' rattristato. Comunque, non sono qui adesso a tediarvi, sono qui per dirvi grazie, sono qui per dire buon lavoro a chi ci sarà in questa assise comunale, grazie ai consiglieri di maggioranza, grazie all'amico Giancarlo, grazie al Presidente, grazie alla Segretaria e a tutto l'apparato amministrativo. E in bocca al lupo a chi avrà l'onore, ma anche l'onore, di sedere in questo tavolo. Grazie. Grazie a te, consigliere. Precedente seduta consigliare del 29 luglio 2020. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno che ha come oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 88 del 2 settembre 2021, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Parola al vice sindaco, il dottor Pedretti. Grazie Presidente. Si tratta di una ratifica, di una delibera di variazione di bilancio già adottata dalla Giunta Comunale il 2 settembre e il requisito di urgenza deriva dal fatto che il Comune ha avuto un contributo di 70.000 euro e quindi c'è la necessità di avviare i lavori di adeguamento degli spazi, delle aule e degli edifici pubblici adibiti all'uso scolastico per l'anno 2021-2022 e 2022 e la necessità deriva dal fatto che il Comune deve trasmettere al Ministero la determina di approvazione della contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione con l'auto pena la decadenza di questo contributo richiesto entro il 29 ottobre.
Quindi è stata adottata l'urgenza questa variazione di bilancio, quindi adottata dalla Giunta, che oggi portiamo alla pratica. Si è approfittato anche per regolarizzare alcuni capitoli della spesa sociale. Abbiamo inserito maggiori accertamenti che comunque sono stati già incassati, con l'entrata in uscita, cioè appunto la tettoia degli asili in entrata in uscita, e abbiamo inoltre la sanificazione per il trasporto della mensa e niente, poi le altre sono uscite relative a queste entrate di cui ho già detto. Quindi questa delibera ha già avuto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, dell'organo di previsione, e quindi chiedo di approvare questa delibera. E inoltre chiedo al Presidente, non è necessario perché abbiamo già deliberato in giunta degli altri quindi chiedo soltanto l'approvazione di questa delibera, di questa ratifica della delibera. Grazie. Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Mi sono interventi? Solo una dichiarazione di voto. Prego, consigliere. Allora, noi votiamo, ci astendiamo e non votiamo favorevolmente, non ci dividiamo in questo. Come gruppo votiamo, ci astendiamo. E avrei votato anche a favore se si trattava solo del contributo. Ma siccome ci sono altre variazioni, quindi per mantenere la coerenza rispetto a un bilancio che non abbiamo condiviso, noi ci astendiamo. Grazie consigliere. Consigliere, lei sa meglio di me che si usa la variazione proprio per adeguare anche altri capitoli dell'entrata della cessione. Per conto di questo popolo, siccome abbiamo indicato il bilancio, la ritiene che se gli altri votano a favore, sono magari che. Dichiarazione di voto da parte del gruppo di maggioranza favorevole. Grazie di mandato per prendere il capogruppo. Grazie Gesù. Dichiaro chiusa la discussione. Chi è favorevole al punto dell'ordine del giorno? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione del bilancio consolidato 2020 ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 118 del 2011. Allora, vice sindaco, dottor Pedretti. Anche in questo caso, l'approvazione del bilancio consolidato va effettuata il 30 settembre e quindi questo giustifica l'inserimento nell'ordine del giorno odierno di questa delibera. Cioè la giunta comunale già dal 29 di luglio di quest'anno aveva individuato quelli che erano gli enti e gli organismi che rientrano nel periodo del consolidamento dei bilanci, e precisamente c'è stato individuato la SASI, che svolge attività di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, e la società non partecipata con una quota di partecipazione dell'1,20%. Ecolan, sappiamo che lo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, anche questa società partecipata con una quota di partecipazione del 77%, e l'ASIMA consortile sviluppo economico e competitività, qua abbiamo lo 0,026%. Quindi, come ricordavo, questa delibera va adottata il 30 di settembre. Quindi richiamando un po' il bilancio che noi abbiamo approvato, richiamando con la delibera di giunta, con questo approvato lo schema di bilancio consolidato, perché con la giunta avevamo già adottato questo tipo di approvazione, visti i bilanci 2020 delle società di cui ho detto prima, sottopongo l'approvazione del Consiglio, l'approvazione quindi dello stato patrimoniale e conto economico allegato sotto la lettera A, e della relazione dell'organo di revisione lettera B e con la relazione della gestione consolidata lettera C. Quindi di accertare i risultati in sinistra dello stato patrimoniale del conto economico con un totale attivo e passivo di 56.829.892. Il conto economico consolidato ha un risultato
risultato di esercizio dopo il pagamento delle imposte di 178.072 euro. E chiedo quindi di approvare questa delibera che sottopongo, quindi che porta a conoscenza del Consiglio, e inoltre Presidente chiedo l'immediata eseguibilità. Grazie. Grazie Presidente. Dichiaro aperto la discussione. Sono interventi? Sì. Anche in questo caso io mi limito a una dichiarazione di voto di astensione, pur prendendo atto, dando atto che la delibera ha i presupposti per essere discussa nel periodo, diciamo, ordinario, ancorché dopo la proclamazione dei comizi. Quindi, come anche l'anno scorso, noi ci astenevamo. Grazie, consigliere. Sono altri interventi di interesse? Il gruppo di maggioranza favorevole all'approvazione di questo argomento all'ordine del giorno. Grazie, presidente. Passiamo alla votazione delle proprie. Chi è favorevole all'ultimo punto dell'ordine del giorno? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera approvata. Con ulteriore votazione vi chiedo l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera approvata. Volevo soltanto ringraziare per questi 5 anni, è stata veramente un'esperienza bella. Ringrazio anche il giorno che il sindaco e il gruppo di maggioranza mi ha promosso come presidente del consiglio, per voi avete accolto la proposta, quindi veramente grazie.